canale. Allora, oggi nuovo video e farò un video per la rubrica. È un pezzetto ormai che non lo faccio, a parte quello lì di Halloween, vabbè, che ho fatto lo Skullman e la zucca. Però proprio per la rubrica, proprio che in genere lo faccio io, questi trucchi strani, e quindi è un pezzetto che non faccio anche nei lip. C'ho questi cerchietti che non me li posso tenere, che mi fa male qua dietro, però adesso non mi trovo il ciuccetto per legarmi i capelli, ho preso il cerchietto. E niente, andremo a realizzare questa per la rubrica, questo trucco strano, la tartaruga ninja qua nel viso, questa parte qua, la mascherina, quelle delle tartarughe ninja, sapete, quelle lì. E niente, quindi iniziamo subito e vi lascio. Eccomi qua, allora questo qui è la tartaruga ninja, eccola qua, e mi piace molto come mi è venuta, un po' semplicissima questa da fare, questa mascherina qua della tartaruga ninja, che qui fa vedere la testolina che forse devo fare un po' più grande, della tartaruga, e questa è la mascherina, questa qui viola, dopo ho usato un po', beh, non è venuto tanto bene, qui il colore acrilico per dare l'effetto un po' di luce, insomma, ecco, col bianco. Se no per il resto, come sapete, adesso utilizzo soltanto, che poi dipende quale trucco devo fare, sia per lip che per il viso, uso gli ombretti, la maggior parte, che sono molto scriventi questi, e poi dipende su alcuni tratti, ecco, come adesso, per fare questo punto luce ho dovuto usare il colore acrilico, però ripeto, dipende, se devo fare un trucco che ho l'acrilico, uso l'acrilico, però la maggior parte adesso uso solo gli ombretti, perché
Comunque mi piacciono di più, sono meno aggressivi, eccetera, ovviamente, confronto all'acrilico, che prima faccio tutto acrilico. Immaginate il viola tutto con l'acrilico, il verde per mandarlo via anche. Questo va via subito con l'acqua, però ci metti sempre un po' di più. E quindi utilizzo adesso gli ombretti perché mi trovo anche meglio, poi è più naturale l'effetto, mi piace di più se vede con l'acrilico troppo finto. E niente, questo qui è la Tartaruga Ninja, di questi trucchi strani per la rubrica, spero che vi sia piaciuto, se è stato così mettete pollice in su, sotto al video commentatemi, fatemi sapere se vi piace oppure no, e noi ci vediamo presto al prossimo video, un bacio, ciao!